Ciao a tutti sapercentisti, quasi sull'orlo di una crisi di nervi perché dopo un'ora di registrazione su questa moto che è alle mie spalle mi sono reso conto che non avevo il microfono attaccato, quindi ripartiamo da zero. Per parlare di lei, Vogue DSX 500. Finalmente, e per farlo oggi chiedo l'aiuto del giovane neopatentato perché sì, questa moto ha 47 cavalli e si guida con patente A2. Ma chi è Vogue? Vogue è il gruppo Longines, o perlomeno fa parte del gruppo Longines, noto produttore di motori per BMW sulla serie F650, F850, eccetera, eccetera, e oggi produttore di questa bellissima moto, di questo bellissimo marchio, perché Vogue è un marchio che produce in collaborazione con Honda, tant'è che questa DSX è praticamente una CB500X, è una CB500 con motore e ciclistica e quote ciclistiche praticamente identiche alla CB Honda. Adesso velocemente vorrei il parere del neopatentato, perché questa moto può essere interessante per un neopatentato? Beh, allora, sicuramente un neopatentato, ma di che tipo? Che ha voglia di fare dei viaggi adventure, proprio grazie anche al cerchio 19 questa moto si presta a un utilizzo anche un po' fuoristadistico leggero, ovviamente, anche grazie al tristi borse what? In alluminio, molto capienti. Il motore ha una buona spinta sotto coppia, assenti le vibrazioni, però mura un po' agli altri regimi. Ma come si guida questa moto? Questa moto è molto facile, ti aiuta sia in inserimento che in percorrenza che in uscita di curva, con una frenata veramente eccezionale grazie al doppio disco. La piccola Vogue sì è adattissima per i neopatentati, ma è adatta anche per un pubblico un po' più adulto. Costa 6.400 euro. Con il kit di borse in offerta ve la portate via a 6.700 euro. Francamente mi pare un prezzo tutto sommato niente male. Bene, adesso la nostra opinione finale. Tu la compreresti se avessi soldi? Non la comprerei. Perché? Perché non è il mio stile di moto. Ok. Però devo dire che potrebbe interessarmi per un viaggettino. Sì, grazie, lui la vuole gratis. No, neanche io la comprerei perché per me è un po' piccolina e io sono troppo alto. Però voi scrivete nei commenti cosa ne pensate di questa Vogue, che ha una qualità costruttiva, vi assicuro, assolutamente ottima. Scrivete quello che volete, ciao, al prossimo video. Ciao a tutti!